Salve a tutti, io sono Chris e benvenuti o bentornati su questo canale di crescita personale. Oggi siamo qui con questo nuovo episodio del Libri e Caffè, la serie in cui vi parlo dei miei libri preferiti oppure dei libri che leggo in un determinato periodo di tempo e oggi sono qui invece per parlarvi di tre libri che rileggo ogni anno perché ogni volta hanno da darmi un insegnamento diverso. Questo perché? Perché ovviamente il me che magari legge quel determinato libro, facciamo finta, nel 2019 non era lo stesso della persona che l'ha letto nel 2020, così come non è stato nel 2021 e come non lo sarà nel 2022. Infatti, di questi tre libri, al momento, quest'anno, ne ho letto solo uno. E poi andiamo a vedere quali essi siano. Prima però vi esorto a lasciare un like a questo video che per me è molto importante e vi esorto anche ad iscrivervi a questo canale, poiché nel momento in cui sto registrando questo video mancano solo 11 iscritti ai 700, quindi un traguardo incredibile. Detto questo, andiamo a vedere quali sono questi tre libri nell'episodio di oggi del Libri e Caffè. Il primo libro del quale voglio parlarvi oggi è Fattore 1% di Luca Mazzucchelli. È un libricino abbastanza piccolo, ma carico e pieno di insegnamenti per la vostra crescita personale. In poco più, infatti, di 150 pagine è riuscito a dare un metodo per migliorare ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni anno di tantissimo, partendo dall'1%. Lui spiega infatti che facciamo finta che vogliamo inserire una nuova abitudine nella nostra routine, che questa sia la lettura. Se ad esempio iniziamo con una pagina letta al giorno, a fine anno avremo letto davvero tanto, se ogni giorno magari aggiungiamo l'1% in più di pagine lette. Ma andiamo a vedere più nel concreto. Se ad esempio leggiamo una pagina al giorno inizialmente e poi di ogni settimana aumentiamo anche di solo una pagina, arriveremo dopo un anno a leggere ben 54 pagine a settimana, che corrispondono all'incirca in un libro al mese. Una volta che voi sarete in grado di leggere così tante pagine, poi potrete nuovamente aumentare il ritmo, quindi leggere ancora di più. Questo che cosa significa? Significa che magari si può arrivare, come nel mio caso, a leggere all'incirca un libro a settimana. Ci sono arrivato a questo, per me, grande risultato. E ricordatevi sempre che collegata alla lettura, cosa che dico sempre davvero, bisogna anche agire, quindi sì, va bene leggere, ma comunque l'azione deve esserci sempre, perché posso anche leggere 100 libri di crescita personale, ma se poi non applico nulla, non sono ovviamente migliorato, al massimo è migliorato un pochino il mio cervello, ma niente di più. Quindi se vogliamo invece migliorare la nostra vita, applichiamo quanto leggiamo, se ovviamente sono consigli di valore. Quindi Fattore 1%, libro che ogni anno rileggo, mi piace tantissimo, anche L'era del cuore di Luca Mazzucchelli mi fa impazzire e mi aiuta tantissimo per, ad esempio, la creazione di contenuti o comunque nel lavoro. Questo davvero è un aiuto incredibile quello che dà lui nei suoi libri, in particolar modo Fattore 1% per le abitudini, L'era del cuore per la vita in generale. Due libri davvero eccezionali. Ma torniamo a parlare di questo, quindi vi dicevo, qualsiasi abitudine può essere in qualche modo aiutata, ampliata con il fattore 1% di cui Luca Mazzucchelli parla. È un libro che adoro davvero tantissimo e che appunto ogni anno rileggo, come gli altri due che sto per mostrarvi. Per chi mi segue da tanto tempo, non credo ci sia bisogno di dire che uno dei libri che leggo ogni anno sia Il monaco che vendette la sua Ferrari di Robin Sharma. Ormai, cioè, è consumato davvero. Da quando lo lessi la prima volta nel 2018, credo che l'abbia già letto almeno 6-7 volte. Il libro meraviglioso che ogni anno mi divoro, perché, cioè, e poi scopro cose nuove. Questa è la cosa incredibile. Come vi dicevo, infatti, il me del 2020, del 2021, non può essere uguale a quello del 2022, e ogni anno mi accorgo di nuove parole all'interno di questo libro, mi accorgo di qualcosa che magari mi era sfuggito, perché magari ero più concentrato sulla gestione del tempo e meno sulla meditazione, ad esempio, argomenti che appunto vengono trattati in Il monaco che vendette la sua Ferrari. Che narra della storia di Julian Mantle, un avvocato che dopo un infarto smette di essere produttivo e lo era tantissimo, dalla mattina alla sera non faceva altro che dedicarsi al lavoro, a un infarto, lascia tutto, anche la sua amatissima Ferrari, e che cosa fa? Va in India, scopre il miglioramento personale, la meditazione, la crescita, torna e va dal suo, chiamiamolo, allievo, di quando era avvocato, quindi gli faceva un po' da mentore in ambito legale e dà molti consigli a questa persona. È un po' una sorta di dialogo e
In esso, e scusatemi, da esso emergono davvero tantissimi consigli di crescita personale. Come vi ho detto, è stato il mio primo libro di crescita personale che lessi 4 anni fa. Da quel momento la mia vita è cambiata totalmente. Ho iniziato ad alzarmi alle 5 del mattino, cosa che anche lui tratta in questo libro e ne fa capire l'importanza. Quindi vi consiglio tantissimo di leggere un libro che scorre anche questo proprio in modo molto molto rapido e veloce. Sono 167 pagine, quindi finisce anche relativamente presto, poi come vi dicevo scorre proprio bene, ma le frasi da sottolineare, gli appunti da prendere, come vedete, sono davvero tanti. Quindi questo era il secondo libro che ogni anno rileggo e che penso, cioè ormai lo sappiano tutti quelli che mi seguono da un po' di tempo, visto che questo libro emerge sempre in qualche modo. E ora andiamo a vedere il terzo. Il terzo libro si discosta un pochino dagli altri due che vi ho poc'anzi citato e che ho trattato, perché riguarda in particolar modo la concentrazione, quindi un modo per lavorare profondamente, tant'è che il libro si chiama appunto Deep Work, che è un metodo incredibile che vi consiglio di applicare, di provare ad applicare, perché devo dire che è molto difficile. Ci è voluto del tempo per arrivare alle 4 ore di focus solo ed esclusivamente su un'attività, è stata molto dura, ma quelle 4 ore valgono come 16 di lavoro effettuato in modo distratto. Magari 16 sono un pochino tante, però per farvi capire quanto il deep work sia fondamentale, vale per qualsiasi attività si svolga. Se la si svolge in maniera concentrata, quindi in deep work, sarete molto, ma molto concentrati e otterrete grandissimi risultati. E tra l'altro vi parla anche della storia del deep work, quindi di alcune persone che la utilizzavano, come ad esempio Carl Gustav Jung utilizzava il deep work, tant'è che si costruì anche una torre dove andare ad applicarlo. Persone come Bill Gates applicano il deep work e vi straconsiglio di leggere questo libro se, ad esempio, siete studenti o comunque se volete lavorare in modo concentrato. Il deep work fa il caso vostro e è una tecnica che adoro e penso sarà uno dei prossimi libri, infatti, che rileggerò. Io ho la versione in inglese, è uscita finalmente anche quella in italiano. In realtà, se volete leggerla in inglese, avete un buon inglese, è anche abbastanza facile. Scorre anche questo molto bene, sono pagine cariche di valore. Ci sono consigli che riguardano tantissimi aspetti. Lui in particolar modo vede di cattivo occhio, diciamo così, i social network, e tant'è che ha scritto anche un altro libro che è questo, che è Minimalismo Digitale, anche questo è il libro che vi consiglio tantissimo. Entrambi di Cal Newport, che è un autore incredibile e anche lui è uno dei miei preferiti. Quindi questi erano i 3 libri che ogni anno rileggo. Fatemi sapere se volete un approfondimento su questi 3 libri o su uno di questi 3 libri qui sotto in un commento. Consigliatemi magari anche altri libri da leggere e dei quali magari fare una recensione. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video di crescita personale. Per non perderti più nessun contenuto, ti invito infatti ad iscriverti e ad attivare la campanellina, oltre ovviamente a lasciare un like. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video da Chris. Per oggi è tutto, grazie mille per il supporto e a presto.